Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in un nuovo Crypto Vlog. Una serie che ci accompagnerà per 365 giorni, da ora fino al prossimo halving di Bitcoin. Bene, oggi andiamo a parlare dell'AI, quindi dell'Artificial Intelligence, l'intelligenza artificiale che in questo momento sta spopolando, sia per quanto riguarda le criptovalute, sia per quanto riguarda il mondo esterno. Perché? Sui social, su TikTok, si sente spesso parlare che le crypto AI sono finite. O meglio, hanno già dato quello che potevano dare. E perché io sono in disaccordo. Ma mi spiego. Le crypto AI hanno pompato molto. Chi ha acquistato le AI ai minimi di Bitcoin ha fatto almeno, e dico almeno, un per 8, un per 10 con molte di queste criptovalute. E posso nominarne alcune. Posso nominare AGIX, che anche io fortunatamente ho preso molto bassa. Posso nominare Fetch AI, posso nominare BIOT, posso nominare GRT, posso nominare Ocean Protocol, che non ha fatto un per 10, ma comunque ha fatto ottime percentuali. Posso nominare Render Token, posso nominarne veramente tantissime, che nel settore AI hanno davvero spopolato e hanno fatto percentuali assurde. Quindi per molti già su TikTok si parla di un nuovo settore, non si parla più dell'AI, ma voglio un attimo aprirvi la mente e parlare un po' di questo AI. L'AI, secondo me, è fatto per restare. È un settore che nei prossimi anni, nei prossimi 10-20 anni, sarà uno dei settori veramente driving. Che ci guideranno in un futuro migliore. L'AI è nato proprio per avvicinare, per unire la vita dell'essere umano e migliorarla, portarla ad un altro livello, cercare di non sostituire l'umano, ma accompagnare l'umano in azioni, in movimenti, in compiti che da solo servirebbe una certa intensità di sviluppo, di effort, quindi una certa intensità di proprio di sforzo fisico che l'AI tenta di sostituire. Parliamo quindi, per esempio, della creazione di articoli di giornale, abbiamo visto già con degli esempi, sembrano veramente scritti da uomini, ma in realtà sono scritti da intelligenze artificiali, quindi un'intelligenza artificiale riesce a ricercare all'interno di un motore di ricerca, quale può essere Google, tantissime informazioni, creare un articolo di giornale, creare un essay molto più velocemente di un essere umano che dovrebbe sdoppiarsi per fare tutto questo, mentre l'intelligenza artificiale riesce a fare tutto questo meccanismo a velocità pazzesche con un'ottima efficienza. Non andrà a sostituire l'essere umano perché comunque ci dovrà esserci la supervisione dell'essere umano, dovrà esserci quella componente umana che distingue l'umano dal robot, dovrà esserci un'impostazione umana, una richiesta umana per una determinata azione. Quindi il creatore, secondo me, si sposterà dal creare, ricercare, studiare e andare a proporre un argomento al riuscire ad impostare correttamente l'AI o l'organismo AI che sia per andare a ricercare le cose giuste, selezionare le cose giuste e creare l'essay o qualsiasi esso sia, qualsiasi cosa sia, nel modo più opportuno possibile. Quindi semplicemente ci sarà una traslazione da creatori a utilizzatori di AI nel modo più corretto possibile. E questo è solo un esempio. L'AI sarà veramente affiancata all'uomo. Avremo bisogno di più sviluppatori, avremo bisogno di più creatori di macchine, avremo bisogno di molto meno manodopera magari, ma ci saranno nuovi lavori creati per sviluppare robot o altre cose o intelligenze artificiali che possano utilizzare, possano aiutare la vita dell'uomo. Quindi secondo me è un settore che nel lungo termine avrà un'espansione pazzesca, 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 che potrà unirsi anche a quella eventualmente di un metaverso, forse addirittura più di un metaverso. Vedo qualcosa molto più forte nel lungissimo termine nell'AI che nel metaverso. E penso che sia una cosa che non potremo assolutamente andare a scansarci. C'è una direzione già scritta che non potremo assolutamente andare a scansarci.
È quella, la strada è quella, dobbiamo solo capire come seguirla. Basta. Quindi, nel breve termine, forse queste criptovalute, tornando al tema criptovalute e investimenti, possono aver già dato. Ma, aspettando un bel ritracciamento, che l'hanno già fatto, molti di questi progetti hanno ritracciato il 50, 60, 70% già dai massimi raggiunti, avendo queste fatto un buon ritracciamento, nel lungo termine, nella prossima bull run, potrà avere senso tenere parte del portafoglio investita in questi settori. Magari nel breve termine non c'è più la stessa possibilità, non c'è più la possibilità di fare un per 10, uscire con profitto ed andare a distribuire i profitti in altri progetti, ma nel lungo termine, nella prossima bull run o quelle anche successive, ci sarà secondo me spazio sempre per almeno una, due cripto nel vostro portafoglio nel settore AI. Questo è il mio pensiero. Voi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo CryptoVlog oppure al prossimo video. Grazie a tutti.